Lo straordinario viaggio di Edouard Toulain di Kate di Camillo. C'era una volta, in una casa di Egypt Street, un coniglio fatto quasi interamente di porcellana. Aveva braccia di porcellana e gambe di porcellana, zampe di porcellana e testa di porcellana, corpo di porcellana e naso di porcellana. Uno scheletro di filo di ferro all'interno di braccia e gambe permetteva ai gomiti di porcellana e alle ginocchia di porcellana di piegarsi, concedendo al coniglio una grande libertà di movimento. Aveva le orecchie di vero pelo di coniglio e sotto il pelo c'erano robusti fili metallici flessibili, così da poterle piegare nella posizione che meglio riflettesse l'umore del coniglio, baldanzoso, stanco, annoiato. Anche la sua coda era di vero pelo di coniglio ed era vaporosa, soffice e di forma perfetta. Il coniglio si chiamava Edouard Toulain, era alto, una novantina di centimetri dalla punta delle orecchie a quella delle zampe, e aveva occhi dipinti di un azzurro acuto e penetrante. Nel complesso, Edouard Toulain si riteneva una creatura eccezionale. Soltanto i baffi gli davano qualche cruccio, erano lunghi ed eleganti, però di origine incerta, ed Edward nutriva il fondato sospetto che non fossero baffi di coniglio. A chi fossero appartenuti in origine, a quale bestia ripugnante, era una domanda sulla quale Edward non riusciva a soffermarsi troppo a lungo, ragion per cui evitava di farlo. Di regola preferiva schivare i pensieri sgradevoli. La padroncina di Edward era una bambina bruna sui 10 anni. Si chiamava Abilene Toulain e apprezzava Edward quasi quanto Edward apprezzava se stesso. Ogni mattina, dopo essersi preparata per andare a scuola, Abilene vestiva Edward. Il coniglio di porcellana possedeva un guardaroba straordinario: completi di seta fatti a mano, scarpe su misura del cuoio più fine, disegnati appositamente per i coniglieschi piedi e un'ampia scelta di cappelli, completi di buchi dove infilare le lunghe orecchie espressive. E in tutti quei pantaloni eleganti c'era un taschino per l'orologio d'oro di Edouard, un orologio che Abilene caricava ogni mattina. Guarda, Edouard, gli diceva dopo aver caricato l'orologio. Tornerò a casa da te quando la lancetta grande arriva sul 12 e la piccola sul 3. Poi metteva Edward su una sedia in sala da pranzo, con l'orologio in bilico sulla gamba sinistra, e sistemava la sedia in modo che il coniglio potesse guardare fuori dalla finestra e vedere il dialetto che portava alla casa dei Tulane. Dopodiché Abilene gli baciava la punta delle orecchie e usciva. Edward passava la giornata guardando Egypt Street al di là dei vetri, ascoltando il ticchettio dell'orologio e aspettando. Tra tutte le stagioni dell'anno, il coniglio preferiva l'inverno, perché il sole tramontava presto e le finestre della sala da pranzo si oscuravano, permettendogli di vedere il proprio riflesso sul vetro. E che riflesso era quello, che figura elegante la sua! Edward non cessava mai di stupirsi della propria raffinatezza. Tutte le sere Edward prendeva posto a tavola insieme agli altri membri della famiglia Toulain. Abilene, la sua mamma, il suo papà e la nonna di Abilene, Pellegrina. È vero che le orecchie di Edward spuntavano a stento dal bordo del tavolo, ed è anche vero che durante la cena passava il tempo guardando il candore abbagliante della tovaglia. Però era lì, un coniglio seduto a tavola. I genitori di Abilene trovavano adorabile che la propria figlia ritenesse Edward reale e che talvolta facesse loro ripetere una frase, una storia, perché Edward non l'aveva sentita. Papà, diceva Abilene, temo che Edward sia sfuggita all'ultimissima parte. Allora il suo papà si voltava verso le orecchie di Edward e, a beneficio del coniglio di porcellana, ripeteva lentamente quello che aveva appena detto. Per educazione nei confronti di Abilene, Edward faceva finta di ascoltare, ma in realtà non gli importava un bel niente dei suoi genitori e dei loro modi condiscendenti. In effetti, tutti gli adulti lo trattavano con una certa compiacenza.
Soltanto la nonna di Abilene gli parlava come la bambina da pari a pari. Pellegrina era vecchissima, aveva un lungo naso aguzzo e scintillanti occhi neri simili a stelle oscure. Era Pellegrina la responsabile della presenza di Edward in casa Tulane. Era stata lei a ordinare che fosse fabbricato e sempre lei aveva ordinato a un abile artigiano, nella sua natia Francia, i completi di seta e l'orologio da tasca, i capelli baldanzosi e le orecchie pieghevoli, le raffinate scarpe di cuoio e gli arti snodabili. Era stata Pellegrina a regalarlo ad Abilene per il suo settimo compleanno ed era Pellegrina che ogni sera veniva a rimboccare le coperte di Abilene nel suo letto e di Edward nel suo. Ci racconti una storia, Pellegrina? Le chiedeva Abilene ogni sera. Ma ogni volta la risposta era: non questa, non questa sera, signorina. Quando allora? Insisteva Abilene. Quando? Presto, rispondeva Pellegrina, presto ci sarà una storia. Poi spegneva la luce e Edward e Abilene restavano soli nella stanza buia. Ti voglio bene, Edward, diceva ogni sera Abilene dopo che Pellegrina se n'era andata. Diceva così e aspettava, come in attesa che Edward le rispondesse. Però Edward non le rispondeva mai. Non rispondeva perché naturalmente non poteva parlare. Restava disteso nel suo lettino accanto al grande letto di Abilene, fissava il soffitto e ascoltava il respiro entrare e uscire dal corpo della bambina. Sapeva che presto si sarebbe addormentata. Ma dato che gli occhi di Edward erano dipinti ed era perciò impossibile chiuderli, il coniglio restava sempre sveglio. A volte, se Abilene lo metteva a letto, girato su un fianco invece che supino, attraverso uno spiraglio delle tende riusciva a vedere il buio al di là dei vetri. Nelle notti serene vedeva brillare le stelle e quei puntolini luminosi lo confortavano in un modo che Edward non riusciva a comprendere appieno. Spesso restava a fissarle per tutta la notte finché il buio cedeva riluttante il passo dell'alba.